vedremo mai. Oh, avvicinati, avvicinati. Dobbiamo essere tutti, mannaggia la miseria. Allora. Siamo in diretta, eccoci qua. Buongiorno a tutti, siamo tornati con un caffè con Bennato. Oggi in versione non caffè, diciamo così, prandiale, diciamo. Quindi infatti oggi è un esperimento, vediamo chi si collega. Ovviamente c'è un motivo per cui lo stiamo facendo dopo un po' di giorni, perché io sono stato in giro, quindi non abbiamo potuto, dato che il gruppo ha bisogno della tua fisicità, e questo che lo rende molto buffo, questa cosa del caffè con Bennato, ovviamente. Abbiamo dovuto aspettare che ci fossimo un po' tutti insieme. Vedo già i primi laureandi del professor De Filippo, anche il professor Bennato, perché ovviamente qualcosa sta spuntando. Allora ci presentiamo: Davide Bennato, Alessandro De Filippo e Alessandro De Caro. Ok, siamo tutti. Allora, di cosa parliamo oggi? Dunque, allora, prima di tutto dobbiamo dire che questo nostro appuntamento è tracimato sulla stampa, perché c'è stato un articolo uscito qualche giorno fa venerdì scorso sulla Sicilia, proprio a proposito di questa cosa del caffè con Bennato, che durerà solo qualche minuto. E niente, quindi siamo molto contenti che qualcuno ci segue, di quelli che ci hanno letto sul giornale, perché ovviamente la cosa divertente è che se qualcuno ci fa la domanda, proviamo in tempo, non dico reale, ma una cosa che ci somiglia, a rispondere. Oggi nel navigatore credo che sia sì. Alessandro De Caro. Come funzionano i tag? Augusto, sì, grazie per averci. Augusto Idonea, grazie per averci fatto notare. Non è ora di caffè, infatti, siamo un caffè con Bennato Prandium Edition, la versione di pranzo. Sì, perché tra un po' devo fare una cosa, vi dico subito: andare a parlare a fare formazione per gli animatori digitali della scuola superiore. Se non sapete cos'è, mi siete persi qualcosa. E quindi niente, tutto qua. Dunque, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo degli attentati di Bruxelles, non si potrebbe fare altrimenti, lo fanno tutti, però lo facciamo ovviamente col nostro taglio. Lo facciamo col nostro taglio, nel senso che una delle cose che è successa in maniera piuttosto curiosa è che durante questi attentati di Bruxelles è stata la circolazione di una serie di disinformazioni, cattive informazioni e bufale. Per quanto riguardava, ognuno dice il pezzo suo, io dico quello che mi sta più a cuore perché conosco il gruppo. C'è stato per esempio un'ottima operazione di fact checking, che è un nome in inglese per dire il controllo dei fatti, il controllo delle fonti, è stato fatto da Valigia Blu, che è un team di giornalisti, diciamo così, freelance, indipendenti, che hanno questo gruppo che si muove molto bene anche sui vari social, che ovviamente hanno cominciato a spiegare che alcune delle immagini che stavano circolando ieri, che sembravano essere relative all'attentato di Bruxelles, in realtà facevano riferimento ad altri attentati, se non sbaglio che quello fosse quello di Mosca del 2011. Ma la cosa divertente, tra virgolette, è che quando è stato fatto notare a un giornalista di una testata blasonata, non possiamo fare nomi, il Corriere della Sera, che aveva commentato un video che non c'entrava niente, questo qua ha risposto del tipo: lei non sa chi sono io, per intenderci, cioè se l'è presa dicendo che questi qua dovrebbero aiutare i propri colleghi a fare il loro lavoro e non alzare il ditino e correggere. Sembra un problema di fact checking, le cose vanno, diciamo, si verificate, soprattutto quando si parla di terrorismo e cose delicate, quindi secondo me il lavoro di Valigia Blu è stato encomiabile. Un'altra cosa su cui vorrei mettere il carico, come dicono quelli che giocano a carte, non io, però si dice così, quindi lo sfrutto anch'io, è la questione rispetto a un articolo molto divertente uscito su Il Giornale, allora in realtà è uscito sul Giornale ma anche sul Leggo, dove diceva che, sì infatti, sembrerebbe che una Madonna, che sembra una bestemmia, in realtà la Madonna che viene, diciamo così, onorata in qualche posto, che non sono molto, molto informato sulla cosa, sembrerebbe che aveva predetto che il 23 marzo, giusto, 2016 sarebbe stato un attentato a Roma, a che mi sembra veramente irresponsabile dal punto di vista giornalistico. Prima di tutto già le profezie hanno il valore che hanno, secondo, cioè, già la situazione è tesa, tu spaventi la gente di Roma dicendo chissà cosa può succedere, non dico che qualcuno ci crede, però c'è una situazione di ansia che secondo me un giornale serio non dovrebbe fare. Quindi uno può decidere se le testate che comunicano questo tipo di cose siano serie oppure no. Nati, che è successo? Devi passare? Passa, ma intanto non si vede, non entri in camera, già è fatta, sai che c'entra Alessandro. Stavo ascoltando. E questo, non ci credo che stavi ascoltando, non te ne frega niente. È passato un nostro amico, che è un nostro, diciamo così, una persona, un punto di forza dell'amministrazione dell'Università di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche.
E questa cosa ovviamente mi fa innervosire, perché il rendere questo posto un posto importante, poi mi deve parlare una se non ho fatto niente di drammatico. Speriamo che mi appello alla responsabilità di ognuno di voi, nel senso, condividete le cose, soprattutto assumendo le distanze quando sono palesi cavolate, perché la cosa importante è creare, già l'atmosfera è tesa, i telegiornali fanno vedere solo sangue, io ho dovuto cambiare dei voli aerei perché ci sono state delle situazioni appunto che mi regolano instabilità, quindi contribuiamo anche noi a creare un'atmosfera, non dico più rilassata, sempre molto attenti, ma senza condividere il fatto che la Madonnina ha detto che fra 20 minuti ci sarà un'esplosione, non è carina e la notizia non è proprio verificata, infatti su questo il Vaticano tace. Io vorrei aggiungere anche una cosa, che molte volte ci sono alcuni siti che pubblicano delle notizie che sono vere e reali, come per esempio i video falsi di ieri, no? Però le inseriscono in un contesto siti, più grande. Cioè siti di informazione giornalistica, che per dare approfondimento mettono video che non c'entrano. No, dico, per esempio, pubblicano articoli sul fatto che ieri ci siamo stati pubblicati anche da testate autorevoli dei video falsi, cioè dei video relativi ad altri attentati. Sì. Però li inseriscono in contesti che sono completamente diversi. Allora, ieri questa notizia l'hanno data tutti i siti di informazione seria, cioè che ieri nella considerazione del momento sono state pubblicate le cose che non erano relative all'attentato di ieri. Però oggi io ho già visto molti link di molti siti dubbi, che se poi fai un giro sul sito, per esempio, si sanno, c'è una, c'è il Giomale che è una roba pazzesca. Anche se il Giomale è palese che sia no, c'è gente che ci crede. C'è gente che pubblica credendoci. Però e quindi li inserisco in un concetto del complotto, no? Questi video ieri sono stati pubblicati proprio per farti vedere qualcosa che non è successo, quindi ieri a Bruxelles qualcosa è successo e qualcuno si sta occultando qualcosa. In realtà non è così, in realtà ieri bisogna stare anche attenti quindi alle fonti che citiamo, dobbiamo farci un giro anche sul sito che stiamo linkando per vedere cosa sta dicendo, che te si porta. Se nella home page di questo sito ci sono tipo 5 rimedi utilizzando i cristalli della salute, qualcosa dovrebbe farvi pensare. E poi c'è una notizia di cronaca, forse il non è così attendibile. Ecco appunto, stiamo attenti anche alle fonti. Comunque su questo molto mi permetto di fare un approfondimento, nel senso che ci sono dei siti che si occupano di fare debunking, tipo Butak o altri siti simili, che fanno una lista di altri siti. Sì, c'è una blacklist. C'è una blacklist di informazioni. Però non tutti la conoscono. Non... Se vi capita, datevi un'occhiata. Questo è molto importante. Non so se voleva dire qualcosa, sì, su questo argomento. Io vorrei dire qualcosa sull'argomento, proviamo a avvicinare. Allora, volevo dire una cosa che riguarda in realtà le leggende metropolitane. Questa della Madonna che ha profetizzato si può considerare in un certo senso una sorta di leggenda metropolitana. Perché diventa importante elaborare delle storie di questo tipo? Tutto questo obbedisce ad un immaginario ben preciso. Se noi ci leghiamo ad alcune scene di un film come The Happening, Venne il giorno, nella versione italiana, ci rendiamo conto che la cosa che maggiormente colpisce l'immaginario comune è il fatto che le vittime del terrorismo siano delle vittime a caso e che avvenga l'attentato terroristico in un giorno a caso. Questa è la cosa che terrorizza di più. Allora, inventare delle storie che riguardano un luogo preciso e un giorno preciso, invece di innalzare la paura, in qualche modo svolge il ruolo opposto, cioè rassicura, perché se noi sappiamo dove aspettare l'attentato, dove aspettarci che avvenga e quando, tutti gli altri luoghi e tutti gli altri giorni sono liberi, sono salvi e noi siamo al sicuro. Quindi l'elaborazione di questo genere di informazioni avviene in maniera del tutto correlata a questo bisogno di sicurezza. Tra le storie, addirittura hanno pubblicato un libro delle leggende metropolitane legate all'11 settembre, tra le storie che sono venute fuori... Un piccolo inciso, Alessandro ha fatto un libro in cui parla anche delle varie storie che si intrecciano sulle torri gemelle, cinema e 11 settembre, scusami. Fa pubblicità. Il libro si chiama Idiotec, facciamo sì, si fa, lo fa, la casa editrice? Casa editrice, buon anno. Buon anno anche a voi. Dunque, il motivo per cui noi costruiamo queste storie in realtà è perché paradossalmente non ci fa
fanno paura, anche se sono storie che raccontano di attentati che stanno per avvenire, ma ci rassicurano. Aug, grande capo, grande capo nel senso capoccione. No, nel senso, comunque Alessandro ha ragione di questo cortocircuito per quanto riguarda la questione della, diciamo così, che si inventano delle storie in realtà che servono per tranquillizzarci, che c'è un significato recondito sul fatto che sia una data precisa, un ambiente preciso, perché la casualità, il cosiddetto famoso cigno nero che già ci è capitato di citare, no? La casualità è più difficile da gestire dal punto di vista emotivo, soprattutto dal punto di vista narrativo. C'è un interessante, c'è un'osservazione, Salvatore Musumarra che dice che magari è una scemenza, ma a volte sembra che il feticismo del male, più che un bisogno di sicurezza, Salvini sembra cavalcarlo per bene. Allora, sì, questa cosa di Salvini l'abbiamo detta diciamo così più volte, nel senso che questa cosa la ripetiamo. Il fatto, lo sciacallaggio di questo trattasi, il fatto che una persona si muove all'interno di una città distrutta e cerchi di farsi fare delle foto per testimoniare la sua presenza. Afflitte soprattutto, immagino. Sì, diciamo così, questo un po' afflitte e un po' incazzate. Diciamo che per quanto ci riguarda è sciacallaggio. Perché ovviamente nessun leader politico si è fatto vedere all'interno di questa situazione. Il fatto che Salvini abbia fatto fondamentalmente fa il paio con l'ipotesi che abbiamo sollevato più volte, che quando vengono utilizzati complotti o si cavalca questa tipologia di comunicazione politica molto bassa, fondamentalmente serve per coprire un'assoluta mancanza di contenuti e temi di altro tipo. L'abbiamo fatto quando abbiamo parlato di Kung Fu Panda, perché non ha senso criticare dal punto di vista politico quel povero film del Panda Po, che fa ridere il fatto che esista qualcuno che possa criticare una cosa del genere in quel modo, perché il film è criticabile, ognuno può criticare questi prodotti dell'immaginario, ma non nei modi in cui vengono fatti rispetto ai complotti. Tra l'altro ho inciso proprio ieri, che facevo la formazione per gli animatori digitali a Palermo, è proprio uscita la questione di che io parlassi come bufala del complotto gender, che è stato piuttosto interessante, soprattutto delle reazioni, mi sono passate concordi, di docenti delle scuole superiori che venivano praticamente da quasi tutta la Sicilia orientale. Io leggerei qualcosa del tipo: Enrico Fallica, a mio personalissimo parere, la disinformazione involontaria e pilotata, fomentare l'odio e creare polemiche in alfabeti funzionali. Chi sa leggere non capisce e percepisce solo dei termini decontestualizzati. Sì, questo è vero, nel senso che esiste tutta un'economia legata ai click, ai link, sì, certo, basata su bufale, complotti e roba di questo tipo. Quindi non bisogna mai dimenticare la componente economica. Sicuramente c'è una malafede, c'è la volontà di sfruttare economicamente, comunque avere un ritorno in termini di immagine, di visibilità, anche del dolore. Quello che penso io però è che dietro non ci sia una vera e propria strategia, quanto invece una disordinata volontà di utilizzare nell'immediato a proprio beneficio un'occasione. Ed è quello un po', cioè lo sciacallaggio di Salvini consiste proprio in questo, nel fatto che lui si è trovato a gestire qualcosa che ha percepito come la gallina dalle uova d'oro, gli dava una enorme visibilità. Non l'ha pianificata, tant'è vero che cosa ha pianificato terrorista? Ha avuto stava lì, non ha neanche stava lì per caso. Non ha pianificato neanche la comunicazione post attentato. Sì, sì. È un po' come si fa di solito, come se uno sentisse la musica per strada e senza un colpo a ferire tirasse fuori il cappello per raccogliere i soldi, solo perché ha sentito la musica per collegare le due cose. La situazione è questa. No, poi ovviamente, come spesso capita in queste cose, chi causa del suo mal pianga se stesso, perché il fatto che sia stato troppo spregiudicato questo utilizzo ha fatto sì che Salvini diventasse un vero e proprio meme. C'è il fatto del tipo che lui andava in giro, è stato photoshoppato delle più grandi catastrofi della storia, che lo ha reso, diciamo, si ha diminuito molto l'ansia di questo tipo di... Si prende in giro, non è la situazione, ma si prende in giro Salvini che sfrutta la situazione. Eppure ci si appropria di quelle immagini del dolore e le si rielabora con un'elaborazione del lutto a tutti gli effetti. A me l'avevo fatto vedere di più, comunque era Salvini photoshoppato all'indomani dell'esplosione di Nagasaki. Non so se avete la famosa foto, no, della distruzione, c'era lui col telefono che si faceva riprendere. Poi ci sono stati un paio legati ai videogiochi, ma quella è più una passione nerd mia. Ma Salvini ha cercato di trovarsi l'attentato mentre andava a lavorare. È incredibile questa presenza in Parlamento. Sì, vabbè, questo... Sì, ma questo era Mario Bazzocchi che faceva l'osservazione. Sì, Mario, c'hai ragione. Infatti molti hanno detto che guarda, o porta sfiga Salvini, nel senso che è una delle poche volte che va a Bruxelles
si è creata questa situazione. Comunque anche Salvini con The Passion. Anche Salvini in The Passion, mi fanno vedere il contributo. Diciamo che questo è un bel contributo di tutto da contorista delle foto che possono girare su queste cose. Giuseppe Frellini ha postato qualcosa, prometto poi di cliccarci sopra, perché ovviamente in questo momento non possiamo. Abbiamo mega solo... combo, il meme di Salvini e John Travolta. Sì, questo l'ho visto, questo l'ho visto anch'io, con John Travolta e Salvini che si mettono insieme, questa era molto divertente. Anzi, Erika Donzella che ha fatto l'osservazione, che ringraziamo, se trovi di nuovo il link dove c'è questo GIF animato con Confused Travolta e Salvini, postacelo perché vale sempre la pena rimetterlo in gioco. Miss Italia, anche bello. Stefano, sì, mi ricordo, Stefano Mastropaolo, che saluto, Salvini come Miss Italia, nel senso che erano tutti e due insieme nella stessa... Se non sbaglio Stefano l'hai utilizzato per raccontare sta storia, questa della cosa. Comunque la cosa che mi sembra su cui bisognerebbe riflettere è che per mantenere che il web sia, i social media in questo caso siano un posto, diciamo così, che sia un'ecologia del web, ognuno deve fare la propria parte, cioè nel senso, se questa cosa mi sembra molto moralistica da dire, però nel senso è importante perché ovviamente nel web ci siamo tutti, siamo tutti noi. La situazione, queste situazioni delicate, le cose diventano sensibili, quindi sentirci vicini, virgolette, anche se in maniera più in questo modo curioso vale la pena. Quindi io di solito la metafora che uso è quella di un giardino. Il web è un giardino, ognuno se vede un'erbaccia, tanto vale che le stirpa, o comunque lo faccia notare. E da questo punto di vista le bufole, i complotti funzionano come erbacce, quindi tanto vale valorizzare questa cosa. C'è un meme che gira dentro Facebook che dice: se noi dovessimo dire alle generazioni di 30 anni fa che nel futuro avremmo avuto una tecnologia sofisticata che ci permette di accedere tipo internet alle biblioteche e venisse utilizzata fondamentalmente per diffondere cavolate, per mandare video di gattini, questi qua ci avrebbero sputato in faccia. Ovviamente la cosa è un pochettino più complicata, però sicuramente la battuta. Niente contro i video dei gattini, no? No. Noi siamo soprattutto il progetto, noi siamo sostenitori forti del progetto Kitten. Noi col progetto Kitten sosteniamo forte. Rifacendo riferimento a un altro meme che gira in questo momento, che riprende una cosa curiosa di 50 sfumature di grigio. 50, no? Sì, non 50, mi ricordo il numero. Ricordo il numero. 50, non mi ricordo il numero. Io direi a questo punto, so che il tempo a nostra disposizione è scaduto, soprattutto perché devo andare, se no posso stare qua i giorni, ma fondamentalmente devo andare e non voglio soprattutto annoiare persone che stanno studiando, perché ci sono anche persone qui. E quindi fondamentalmente un grande ritorno di un caffè per Bennato, anche se non è stata proprio per Bennato, perché datevi un caffè per cortesia, perché un caffè con Bennato, sto scherzando ovviamente, che su questi temi oggi siamo riusciti ad essere sul, secondo me l'equilibrio era giusto, no, cose serie, ovviamente lui, perché gli dà giù del brutto, noi cerchiamo di renderlo, no, manca, perché quello è il ruolo suo, manca la parte nerd, ma stiamo cercando, lavorando sulla componente nerd, perché ovviamente dobbiamo valorizzare tutti i pubblici, perché la componente hipster ce l'abbiamo, la componente la componente bei docenti dell'università ce l'abbiamo, io faccio il DJ, quindi è tutto a posto. Vi ringrazio la vostra attenzione, se avete commenti da fare, osservazioni all'interno di questi contenuti fateceli, perché poi comunque li valorizziamo le prossime volte. E niente, un grosso saluto, grazie di aver partecipato in questa versione estemporanea, promettiamo che prossimamente, magari una Pasqua, torneremo al nostro orario da caffè, così almeno le rilasso pure io. Un saluto a tutti, ciao ciao.